Ciao ragazzi, allora dunque, appena finita Parma-Juve, ha vinto la Juve 2-1 e va bene così, come ho sempre detto, le prime partite prima della sosta e sono sempre partite quasi di precampionato, no? Insomma, se ne possono vedere tutti i colori, proprio perché questo fa parte appunto del precampionato. La Juve che torna al Tardini, credo che erano 4 anni che non giocava più al Tardini. È la prima volta che affronta il Parma con la nuova denominazione. Si erano affrontate solo a livello di settore giovanile. La Juve ha vinto la Supercoppa Under 15 2 anni fa. E alla fine l'importante era vincere, perché il Tardini era ostico anche quando il Parma, ai tempi storici, no? Quindi è sempre stato un campo difficile. L'ha vinta grazie al gol di Mandzukic dopo 2 minuti. Ha pareggiato Gervinho, che ha fatto una gran partita, e poi la risolta Blaise Matuidi su assist ancora di Mario Mandzukic. E insomma, alla fine la Juve secondo me deve ancora entrare in condizione e affinare sicuramente qualche cosa. Devo dire, ancora Ronaldo non è andato a segno, qua adesso già stanno facendo processi e cose, ma arriverà, perché francamente è un giocatore troppo importante, troppo forte, quindi alla fine il gol arriverà. Adesso sicuramente si deve ancora ambientare, ma è solo una questione di tempo. Detto ciò, vittoria importante, perché sono quelle vittorie sporche che poi alla fine contano. Ripeto, Parma secondo me sarà un campo dove molte persone avranno difficoltà. Molte squadre avranno difficoltà, perché è un campo sicuramente insidioso. Detto questo, e sono contento perché la Juve, ovviamente, che la Juve ha vinto. Sicuramente c'è da migliorare. Dopo la sosta sono convinto che vedremo una Juve molto molto diversa da quella vista in queste 3 partite. Credo che dopo la sosta si comincerà a vedere qualcosa di diverso. Bene ragazzi, io chiudo col video, devo dare una palma del migliore in campo e una del peggiore. La do al migliore, a Mandzukic, per il go fatto gol e assist, più che altro per quello. Peggiore non saprei, ma alla fine metto forse Khedira, che io stravedo per Khedira, ma oggi l'ho visto un pochino spento. E niente ragazzi, come al solito ci sono dei juventini che a fine primo tempo già sputtavano merda su Allegri e la squadra, e se la sono dovuta rimangiare verso la fine della partita. E devono fare veramente una brutta vita, perché è praticamente 4 anni che vanno avanti così. E vabbè, peggio per loro. Ragazzi, io chiudo col video e vi do appuntamento con i prossimi video. Fino alla fine, forza Juventus, 3 su 3, 9 punti su 9. Ciao!